Sì, il mio buon amico Peppe Datto, il mio compagno di Fanta Basket. A proposito di Viola, abbiamo intercettato un tifoso che salutiamo. Salutiamo Gianluca Tripodi, che è reduce dal 25 aprile. Ecco la sua intervista. Insomma, questa sera procediamo con i nostri audio. Insomma, siamo senza lo streaming video, però possiamo tranquillamente continuare. E adesso, ovviamente, spazio in nero arancio, pallacanestro Viola che è reduce dalla sconfitta contro Salerno. Saranno playout. Ovviamente, adesso bisogna capire ancora quale sarà l'avversaria del team di Coach Polignano. Abbiamo un ospite che insomma è un tifoso storico della squadra Neoarancio. Io con lui insomma, abbiamo condiviso trasferte in pullman, vero Gianluca? Verissimo, guarda Giovanni, buonasera a tutti ragazzi. Gianluca Tripodi, un tifoso storico veramente da tanti e tanti anni. Sto guardando queste vignette che stai facendo sul web, ma sono pazzesche, Gianluca. Sì, sinceramente è frutto della mia immensa passione e giustamente nei momenti per mi dai un po' di tempo per l'editing. Sì, va bene. Poi, insomma, ho visto che tu praticamente sei bigamo, cioè stai continuando a seguire la pallacanestro Viola, vai al tavolo da scorer, scrivi anche qualcosina sul web e ti faccio i complimenti di questo, Gianluca, perché veramente sei una penna sopraffina, ma dal tuo lessico già si capiva, però continui a fare, insomma, il comandante, dei progetti giovanili con questo tuo incarico dirigenziale con la scuola di basket Viola, due entità differenti, però sempre nero-arancio. Lo fai per ragioni di cuore? Sicuramente più di cuore sono situazioni cardiache, perché ogni volta quando vado alle partite perdo minimo 2 o 3 anni di salute del mio cuore. Però al di là delle battute ci troviamo davanti sempre a questi colori che ci fanno sempre reagire a questa vita sul territorio. Cioè, ti faccio capire Giovanni, perché detto così non si capisce bene. Io sono molto legato alla città di Reggio Calabria e ne vado fiero, la rispetto e mi arrabbio contro le varie vicissitudini di questa città. Quindi, nel momento in cui trovo, in un momento del genere, con questa pandemia, qualcosa che mi fa gioire sportivamente, io la seguo. Ecco, come il nero arancio e gli amaranto. Ma meglio Menez o meglio Genovese? Scusa, guarda, non ho capito, c'è un po' di interferenza. Ripeti? Meglio Menez o meglio Genovese? Sicuramente genovese, sicuramente genovese, diciamo che è una persona più concreta, mentre Menezzo fa un po' più filosofo, però non scendiamo nel calcistico, ecco. Sì, a proposito di filosofia, tu sei molto impegnato con l'AMPI, con tantissime associazioni, cosa ti spinge a portare avanti anche questo discorso? Penso siano ragioni correlate al cuore, alla tradizione, al tricolore. Sì, guarda, è un fatto proprio per la patria, ecco, io non seguo schemi politici, però sempre porto avanti questo discorso della patria, della condivisione e dell'unione nazionale, perché alla fine devi sapere, Giovanni, che io faccio parte di queste associazioni perché mi fanno sentire vivo, unito e nazionale, ecco. A proposito di nazionale, Club San Bruno, Total Chaos, Trust, eccetera, eccetera, che idea ti sei fatto? Io ti vedo un po' borderline da questo punto di vista, non hai mai preso una vera e propria posizione nonostante i tuoi trascorsi nel tifo organizzato. Ma perché io sinceramente, Giovanni, come ti ho detto prima, sono per ciò che mi fa battere il cuore, sono un passionale, mettiamola così. Diciamo che non mi sono mai sentito non appartenente, perché al di là di tutto sono amico con tutti, ma mi sono voluto prendere sempre i miei spazi da, tra virgolette, lupo solitario, ecco. A proposito, di animali domestici e non, ci siamo incontrati sul corso qualche settimana fa, ci siamo fatti una bella chiacchierata sul mondo nero-arancio, insomma è uscito l'argomento Jelani McCoy, che era insomma il pivot di quella squadra. Erano ricordi bellissimi, trasferte in pullman, sono passati tanti anni, era l'ultimo anno della Serie A.
Poi a un certo punto sei scomparso e sei tornato come dirigente dell'Audax, anche perché la Viola non c'era più. Ma fondamentalmente, ne parlavo anche con l'amico Pasquale Vazzana, so che avete chiarito da poco, ma è un problema fondamentalmente che tu vuoi sempre tifare per una squadra, basta avere una squadra della città, giusto? Praticamente hai scoperto il mio, diciamo, punto La debole. scoperta dell'America, insomma. Bravissimo, esatto. Ti chiamerò Giovanni Colombo da oggi in poi. Bravo. Però ti devo dire, guarda, Il che tenente, io faccio il tenente, tu il comandante. io faccio il comandante sempre. Ok. Ora, al di là dello scherzo, io senza tifo non so stare. E no, la malattia, Giovanni, scusatemi il dialetto, però è una questione proprio che io devo fare per qualcosa che mi appartiene contro chi vuole, diciamo, depredare. Tutto qua. Sì. Gianluca, grazie mille. Ci vediamo domenica al palazzetto. C'è la gara contro la Luis Roma. Un pronostico? Sicuramente vinceremo noi. Una buona serata, Giovanni. Ciao Gianluca, una buona serata anche a te. Insomma, era Gianluca Tripodi, tifoso.